già avete visto. E perché abbiamo scelto di fare questo ballo? C'è un motivo, perché da noi, tanti anni fa, dietro al Monte Vettore, in un posto misterioso chiamato la Grotta della Sibilla, vivevano splendide fanciulle che erano le fate. Facciamo vedere un po' quale fate, le tre fate davanti a me, facciamogli un applauso. Queste fanciulle misteriose dai poteri sovrannaturali scendevano nei villaggi soltanto di notte per fare il saltarello durante le feste del paese. Avevano a posto dei piedi zoccoli e facevano rumore. Ma una notte le fate ballavano talmente tanto a lungo che non si accorsero che il sole stava per sorgere. Così impaurite corsero talmente veloci che con gli zoccoli sfiorarono tutto il sentiero che va al Monte Vettore, che ancora oggi possiamo poi vedere. Allora, faremo, abbiamo detto, tre balli. Allora, il primo è dei bambini un po' più piccini e è un ballo popolare, appunto. Il secondo sarà il ballo dei 12 e infine faremo un mega saltarello tutti insieme. E perché noi abbiamo scelto di fare questa cosa, a parte perché ci piaceva e poi perché questi balli sono una rivisitazione di balli popolari veri che facevano i nostri nonni in momenti importanti, per festeggiare un buon raccolto oppure la fine di una dura giornata di lavoro. Si incontravano appunto nelle piazze, nelle aie per far festa e sarebbe un peccato perdere queste tradizioni che i nostri antenati ci hanno tramandato, perché noi dovremmo insegnarle ai nostri figli e non lasciarle morire, perché è bello così. Allora adesso gli facciamo un applauso di incoraggiamento e iniziano i primi bambini, quelli piccini che faranno il primo ballo. Prego, bimbi. Bimbi piccini, dai. Quando venite qui? Tu lo sai? Allora, formiamo le due file dei bimbi con le coppie, vai. I maschietti da una parte e le donne dall'altra. Siamo ancora un po' insicuri perché è la prima volta che ho detto abbiamo fatto soltanto 5 ruoli, eh? Allargatevi un po' di più, bimbi. Siamo pronti? Allora, cominciamo. Vai maestro. Thank you.
proprio il saltarello. Allora i bambini si mettono tutti a coppia e iniziamo a fare il cerchio, ognuno con la propria danza. Facciamo un bel cerchio. Nonna! Grazie a tutti.